Sono Samuele Scelsi e frequento l'Istituto Massimo Alberini di Treviso. Il video che vi presenterò oggi rientra nel progetto di alternanza scuola-lavoro denominato Rinascimento a tavola nelle mura della Treviso cinquecentesca, avviato in occasione della celebrazione dei 500 anni sulle mura di Treviso nel 2017. Lo scopo è quello di riprodurre un piatto, nello specifico lo storione, che rievochi saperi e sapori dell'epoca. Nei libri e nei siti che abbiamo consultato è emerso che lo storione è ancora oggi un pesce nobile e di grande pregio. Le femmine dello storione possono arrivare fino ai 200 kg, mentre i maschi possono arrivare fino ai 40. Questo è un pesce antichissimo, si poteva trovare nel Mediterraneo e lungo tutte quante le coste europee. All'epoca si poteva trovare anche nell'Adriatico, nel periodo estivo e primaverile, quando il pesce risaliva ai fiumi. Ora viene principalmente allevato nel nord Italia. Uno scritto di Martino da Como del 1450 fa trasparire che la preparazione dello storione non è cambiata negli ultimi tempi. Venivano utilizzati principalmente carciofi, finocchi, asparagi, sedano, carote, rape, cavoli, zucche e zucchine e molte erbe di campo, tra cui la rucchetta. Thank you.